Una tragedia ha colpito la comunità di Quarto nella zona Flegrea in provincia di Napoli, dove un bambino di 10 anni è deceduto durante l'orario scolastico. I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 ottobre, presso l'istituto scolastico Borsellino. Secondo le prime informazioni, il dramma sarebbe accaduto durante la pausa della ricreazione. Il bambino avrebbe improvvisamente iniziato a perdere sangue dalla bocca e si sarebbe accasciato al suolo perdendo conoscenza. Gli operatori sanitari del 118 sono giunti rapidamente sul posto e hanno tentato di rianimarlo effettuando circa 45 minuti di manovre di rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo, nonostante gli sforzi per il bambino, non c'è stato nulla da fare. I carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti presso la scuola situata in via Crocillo per effettuare i rilievi necessari. Viste le circostanze drammatiche e l'età della giovane vittima, è probabile che l'autorità giudiziaria decida di aprire un'indagine per chiarire le dinamiche dell'accaduto e le cause del decesso. La notizia ha sconvolto profondamente la comunità locale e l'intera scuola.